Eccoci, siamo di nuovo in onda con una nuova puntata del nostro Instant Focus che oggi dedichiamo a un argomento particolarmente interessante, la genitorialità ai tempi dell'era digitale. Lo sappiamo e ce lo dimostrano anche gli ultimi fatti di cronaca, essere genitori, creare una famiglia al giorno d'oggi è particolarmente complesso, qualunque sia l'età dei figli, e quindi serve un supporto, un aiuto, magari anzi proprio una comunità, ecco, per dare una mano ai genitori che si trovano in difficoltà. E parliamo proprio di questo tema con un esperto del settore, ovvero Giuseppe Macchia, Head of Growth di Mirai Bay e Founder and Head of Growth di ParentTube. Grazie naturalmente e benvenuto qui alle Fonti. Benvenuti a tutti. Ecco, Giuseppe, abbiamo detto, insomma, i casi di cronaca li abbiamo visti, purtroppo sottolineano la difficoltà dell'essere genitori al giorno d'oggi. Ci sono difficoltà di varia natura, sociale, anche anagrafica, magari genitori, insomma, che lo diventano in età sempre più avanzata, le condizioni economiche e sociali. Ecco, ma è solo una sensazione o anche dalla tua esperienza, secondo te, essere genitori al giorno d'oggi è diventato effettivamente più difficile? Sì, assolutamente. Oltre ai temi che hai giustamente menzionato, i genitori al giorno d'oggi si trovano ad affrontare infinite nuove sfide, infiniti nuovi problemi che anche solo i nostri genitori, i nostri nonni non si trovavano ad affrontare. Puoi ben capire anche solo con l'avvento di tutti i dispositivi digitali e tecnologici che hanno portato un nuovo mondo dalla genitorialità, un nuovo mondo di affrontare, un nuovo modo di affrontare da parte dei genitori la parte di genitorialità con i propri bambini e con i propri ragazzi. Infatti puoi ben capire che con l'avvento di internet e di tutti i dispositivi digitali che in questo momento sono onnipresenti nella nostra vita, i genitori si ritrovano ad affrontare nuovi problemi, come ad esempio questa presenza costante dei dispositivi digitali nelle nostre famiglie, nelle nostre vite quotidiane, ma soprattutto anche questi problemi possono sfociare soprattutto in cyberbullismo, che è uno dei principali problemi al giorno d'oggi in tutte le famiglie. Ma non solo, anche l'avvento del Covid-19, della pandemia, ha portato a nuovi problemi unici per qualunque famiglia, come ad esempio l'isolamento sociale da parte di tutti gli adolescenti, che è iniziato durante la pandemia, ma si è protratto anche post pandemia. E per ultimo, ma non per importanza, i genitori al giorno d'oggi si trovano costretti a dover mediare il rapporto dei propri figli con i social media. Infatti i figli sono costantemente esposti a degli stereotipi di bellezza, di popolarità e di successo che a volte sono irraggiungibili per loro. E questo può portare sicuramente un problema all'interno della famiglia di scarsa autostima, di problemi legati a salute mentale e soprattutto di poca sicurezza di se stessi da parte dei bambini, no? Quindi tutti questi problemi possiamo dire che non è un mondo genitoriale più complesso, ma quanto un mondo genitoriale completamente diverso anche solo a 5-10 anni fa. Certo, calato forse in un contesto, esatto, complessivo, che è diventato molto più difficile, no, da interpretare con, sì, tante più variabili. Ecco, tu Giuseppe hai citato solo una delle tante sfide appunto che i genitori si ritrovano ad affrontare, quello dell'utilizzo corretto dei social media, soprattutto in un'età particolare, delicata come l'adolescenza, però diciamo ParentTube copre un po' tutte le età, no? Si parla appunto sì di adolescenti, di ragazzi, ma anche di neonati, di bambini. Si parla, ecco, di aspetti più propriamente educativi, ma anche ad esempio di cure con l'aiuto e la consulenza di medici. Ecco, voi nella sostanza, nel concreto, come rispondete alle richieste di aiuto di questa comunità genitoriale? Sì, assolutamente. Noi con ParentTube, proprio per ovviare ai problemi, ai bisogni che abbiamo appena detto dei genitori, quindi questi costanti bisogni dei genitori che vanno sempre di più ad aumentare, con il mio socio Lorenzo Ferrari abbiamo creato questa piattaforma ParentTube, che è la prima piattaforma in Italia a completo sostegno a 360 gradi dei genitori. Come lo facciamo? Rispondendo alle domande dei genitori, domande, frustrazioni, quesiti dei genitori, tramite video consigli creati dai nostri esperti dell'infanzia e dell'adolescenza e tramite articoli di blog. Ovviamente tutti i nostri esperti hanno una valenza medica e quindi creano dei contenuti professionali verificati, al contrario del mondo online che dà contenuti di tutti i tipi, poco, a volte poco verificati e poco professionali.
Infatti un anno e mezzo fa abbiamo intervistato 1300 genitori e il 74% di loro ci ha affermato di ricercare soluzioni ai propri problemi familiari online, ma si scontra molto spesso con contenuti poco verificati e poco professionali. E proprio a causa di questo problema, di questo bisogno di tutti questi genitori, che ParentTube ha avuto inizio, no? Eh no, infatti, certo, perché certamente adesso, insomma, basta digitare su, esatto, Google, su internet, fare una ricerca e arrivano fuori delle risposte più o meno affidabili, ma a parte con l'affidabilità di internet, insomma, ci sono sempre stati poi quei manuali, no, del come diventare genitori, che cosa fare per essere una brava mamma, un bravo papà, un indirizzo, ecco, che si vuole dare a chi sta per intraprendere questa avventura o chi, insomma, genitore lo è già, e non è facile, ecco, dare i consigli giusti. Se vogliamo trovare, ecco, un fil rouge, una parola chiave tra le diverse esigenze che emergono proprio in questa comunità, quale diresti? Sì, allora sicuramente abbiamo visto, se devo associare ParentTube a un'unica parola, associerei ParentTube alla parola supporto, perché è quello che principalmente è venuto fuori da tutte le nostre interviste su diverse famiglie. Abbiamo detto prima, abbiamo intervistato 1300 famiglie in giro per l'Italia. Quindi sicuramente supporto, perché io personalmente credo che non si possa mai insegnare ai genitori a essere davvero genitori, ma ogni genitore deve avere la possibilità di avere un supporto professionale, non come dicevamo prima, la mole di contenuti che c'è online, ma un supporto professionale che noi diamo ricercando, con un lungo percorso di ricerca e di selezione, tutti i nostri esperti che alla fine vanno a creare contenuti molto professionali, molto certificati per tutte le nostre famiglie. E infatti sul nostro portale al momento www.parentium.it tutti i genitori possono entrare, ricercare tramite la nostra barra di ricerca, perché abbiamo un nostro sistema interno di ricerca proprio per staccarci da tutto il mondo online che dà contenuti poco qualificati. Quindi la nostra barra di ricerca dà degli output che sono dei video consigli e sono degli articoli creati proprio da questi esperti di infanzia e adolescenza, e quindi cerchiamo di dare un supporto a 360 gradi a tutti i genitori tramite la nostra piattaforma, che attualmente è online e attualmente è gratuita, quindi ogni genitore si può iscrivere. E quindi questo è il primo, diciamo, pilastro di supporto di ParentTube. Poi ne abbiamo altri due. Il secondo pilastro di ParentTube è proprio la personalizzazione dell'intera piattaforma in base ai problemi dei genitori e all'età dei figli dei genitori che atterrano sulla nostra piattaforma. Infatti, come dicevo, al momento, durante l'iscrizione, gli viene chiesto l'età dei propri figli. In base all'età di tuo figlio o di tua figlia, se ne hai uno, se ne hai due, e l'intera piattaforma si modifica, consigliandoti qualunque argomento per te utile, sia per l'età del proprio figlio e sia per il momento genitoriale che stai affrontando. Certo, c'è una personalizzazione. Esatto. Questo è il nostro punto focale che abbiamo davvero voluto incentrare. Il terzo step è sicuramente la parte di consulenze. Infatti tutti i nostri esperti fanno consulenze sulla nostra piattaforma, e ogni genitore, atterrando su ParentTube, con un semplice click e in pochi minuti possono sia chattare con i nostri esperti, quindi esperti professionali, sia prenotare in pochi secondi un video consulto quando vogliono. Quindi diciamo che davvero ParentTube, con la creazione di ParentTube, abbiamo voluto dare davvero un supporto concreto e professionale a questo mondo genitoriale, e soprattutto vogliamo dare un aiuto al benessere delle nuove generazioni. Certo, ecco, un aiuto concreto appunto ai genitori, ai figli, ai giovani, insomma, del giorno d'oggi e agli adulti di domani, questo assolutamente centrale. Ma soprattutto avete anche creato una community appunto digitale che prima non c'era, e lo avete fatto attraverso appunto l'innovazione, la creazione di una startup. Ti chiedo, quanto è difficile fare tutto questo in Italia? Sì, allora, in Italia sicuramente abbiamo un ecosistema abbastanza particolare per quanto riguarda la parte startup. Noi con ParentTube siamo una startup innovativa, ma abbiamo poli in Italia molto importanti come H-Farm e la stessa CDP, che è Cassa Depositi e Prestiti, che sta investendo molto sull'educazione con il proprio programma di accelerazione di Futured. Quindi questi, diciamo, sono degli ecosistemi in Italia che stanno innovando sempre di più il mondo startup, e quindi sta sia il mondo startup sia il mondo formazione legata all'educazione, e penso che davvero ci sia un grande bisogno e ci sia una grande
davvero un grande, una grande forza, un grande, una grande propensione da, questi, da parte di questi organi italiani e anche privati come H-Farm nel continuare ad aiutare noi aziende a sviluppare il benessere delle nuove generazioni. Ti faccio un'ultima domanda, sì. Più che altro è una curiosità, perché il punto insomma importante, centrale, ecco, della vostra piattaforma è sicuramente la professionalità degli esperti, e mi chiedo, ecco, se questa possa essere minacciata dall'intelligenza artificiale un domani, cioè se ci sia insomma un po' la tentazione di cavarsela da soli, di scrivere su ChatGPT un consiglio magari di fronte a un problema che sorge e un fai da te, ecco, può essere l'intelligenza artificiale un pericolo oppure al contrario può aiutarvi ulteriormente nell'espansione di questa piattaforma? Sì, guarda, noi sicuramente crediamo che l'intelligenza artificiale sia un aiuto a tutti i genitori, ma penso sia un aiuto molto superficiale, su domande molto superficiali e su argomenti molto superficiali, perché sicuramente un'intelligenza artificiale non può sostituire l'empatia che ha un nostro esperto, che ha uno psicologo infantile, che ha una pedagogista, nell'immettersi anche in quella situazione familiare e professionale, e non tanto professionale quanto di relazione tra bambino e famiglia, no? Quindi sicuramente sarà un supporto in futuro anche in questo campo per domande molto generiche, ma in profondità ci sarà sempre bisogno di esperti sempre più qualificati in questo settore. Benissimo, io ti ringrazio Giuseppe, ringraziamo Giuseppe Macchia, founder di ParentTube, per questo approfondimento davvero interessante e assolutamente legato all'attualità. Abbiamo detto appunto il problema della genitorialità che poi si lega anche a quello della natalità del nostro paese, ne abbiamo parlato tanto durante le nostre dirette, un tema che viene sottolineato più volte anche dagli organi di governo, insomma questo inverno demografico che stiamo attraversando, e invece ecco i nuovi nati che si trovano ad affrontare un sistema insomma nell'immediato e poi nel futuro che sarà sempre più complesso, quindi serve davvero un aiuto e un aiuto specializzato. Grazie ancora a Giuseppe Macchia per essere stato con noi. Grazie. Bene, si conclude dunque questo nostro Instant Focus, non la programmazione di Le Fonti TV che continua, e quindi mi raccomando, restate con noi.